Collegamento serie parallelo, batteria litio 18650. Andiamo a vedere come collegare in serie o in parallelo tre batterie al litio 18650. Primo metodo di collegamento, batteria in serie. Per il collegamento in serie, le batterie vengono predisposte in modo tale che il più del primo viene collegato in serie con il meno del secondo e così via. Con l'aiuto del tester andiamo a verificare il valore di tensione di ogni singola batteria. Quindi per questo tipo di batteria abbiamo una tensione di 4 volt e una capacità di 1500 mAh. Per questo andremo a vedere che con il collegamento in serie la tensione sarà la somma di tutte e tre le batterie, quindi sarà 4x3, 12 volt, mentre la capacità espressa in mAh è di 1500 mAh. Quindi abbiamo notato che con il collegamento in serie, le batterie vengono predisposte in modo tale che si sommano le tensioni, mentre le correnti, la capacità, diciamo, della batteria rimane, pressoché costante. Andiamo a vedere adesso il collegamento in parallelo. Per il collegamento in parallelo, le batterie vengono predisposte in modo tale che il più viene collegato con il più delle altre batterie e il meno con il meno delle altre batterie. Anche qui vedremo che la tensione della batteria è di 4 volt e la capacità in 1500 mAh. E in questo collegamento vedremo che la tensione totale sarà sempre di 4 volt, mentre la capacità sarà la somma di tutte e tre le batterie, quindi 1500 mAh per 3 uguale 4500 mAh. In definitiva, le batterie collegate in parallelo hanno un valore di tensione costante, mentre il valore delle capacità sono la somma di tutte le batterie.